Seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo a Grignano nel Polesine, a due passi da Rovigo, stiamo facendo la storia dell'aglio veneto, dell'aglio polesano che poi è l'aglio veneto, siamo con Giuseppe Beretta che è uno dei produttori, abbiamo visto i campi, abbiamo visto l'essiccazione, la vediamo ancora dietro e adesso dove andiamo? A vedere il frigo, la refrigerazione dell'aglio. Ecco perché l'aglio va messo in frigo. Sì, va messo in frigo perché non germogli, per la durata. La durata è un antigerminale naturale. Ecco, allora adesso entriamo. Questo è il frigorifero. Ma una volta come funzionava? Una volta accettavano, come dire, intanto l'aglio era molto più piccolo e quindi era più resistente, e germinava più tardi, e poi si accontentavano. Ecco, ma perché bisogna metterlo in frigo? Cioè, alla massaia conviene metterlo in frigo? Beh, nei frighi domestici io, girando le piazze, consiglio alle massaie di non metterlo in frigo perché i nostri frighi sono umidi e l'umidità aiuta, la germinazione, perché l'aglio assorbe l'umidità e germina prima. Io consiglio alle massaie di metterlo in un posto asciutto della casa, magari vicino al camino, così porta anche fortuna, oppure in cucina. Ecco, e se non germina, mi devo preoccupare? Sì, bisogna preoccuparsi se dopo qualche mese, tenendolo anche in casa, l'asciutto non germina, perché vuol dire che è stato messo un antigerminello in campo che non è salutare. Insomma, un fitofarmaco praticamente. Sì. Senta però, signor Giuseppe, quest'aglio non è bianco come quello che vediamo, ad esempio, dal nostro fruttivendolo oppure nei supermercati. No, non è bianco perché necessita ancora di una pulizia e di una lavorazione. Lavorazione che serve per fare treccia, grappolo e tagliato. Bene, adesso noi ci vediamo invece i consigli del nostro agrifarmacista Renzo Gatto e poi torneremo proprio per vedere questa lavorazione. Le case coloniche vecchie, spesso e volentieri avevano dei vasi sotto i porticati con dentro, questa pianta. Parliamo del Sedum telephium, più noto come erba della Madonna, oppure erba dei calli, erba del giradito, erba salvalosso. Fine 700 Linneo dà il nome Sedum perché probabilmente perché dalla pianta poi, come dire, prendono avvio questi piccoli fusti e naturalmente con effetto come fossero seduti, sembrerebbero. Telephium perché riesce a guarire la ferita telefia. Cos'è la ferita telefia? La ferita che non guarisce mai. Comunque sono le ferite, diciamo, che hanno grandi difficoltà a guarire. Come fa a farle guarire? Beh, è una cosa molto importante, è una pianta altamente cicatrizzante e con degli effetti antinfiammatori. Questo Sedum telephium è una pianta grassa, è una pianta succulenta. Come si fa? Si stacca una foglia, naturalmente devono essere raccolte a fine agosto-settembre, cioè quando la pianta è in fioritura. Io vi ho fatto vedere una pianta qui che è ancora giovane, questa qui. Qui aumenterà di molto come dire, le dimensioni del fiore e diventeranno rossicce. Allora, quando è con la rossa, i fiori sono rossi, si possono staccare le foglie. E come si utilizzano? È molto semplice. Si utilizza in questa maniera: si rompe la foglia, si toglie questo che è come dire, la pellicina, diciamo così, si tolgono tutte le pellicine, eccola qua, e poi si appoggia sulla ferita, ferita che prima deve essere chiaramente pulita e detersa, si appoggia lì, si può mettere eventualmente un cerotto, un qualcosa, si lascia per 12 ore e ogni 12-24 ore la si cambia. Questo ha un effetto idratante e antinfiammatorio e stimola moltissimo la cicatrizzazione. Uno dice, e quando mi succede a gennaio cosa faccio? Aspetto che la fioritura? No, queste foglie possono essere staccate tranquillamente a metà settembre, lavate, asciugate e messe in freezer, così come sono, a meno 18 gradi. Quando servono se ne tira fuori una, si lascia che si decongeli lentamente e poi si tira via questa pellicina e la si utilizza. Non esistono pomate in vendita, non esistono foglie in vendita, ognuno se la deve, come dire, coltivare. La coltivazione di questa pianta è fantastica ed è semplicissima. Si pianta uno stelo, si lascia lì. Non teme il gelo, può andare a meno 10 gradi con la neve, non c'è nessun problema. In primavera la si vede fiorire.
ed è una pianta, a mio avviso, molto importante, molto più del tanto declamato aloe. Giuseppe, dove stiamo andando adesso? Nel reparto lavorazione che abbiamo allestito per l'occasione, anche perché inizia a Ferragosto, dopo Ferragosto è la vera lavorazione. E qui chi troviamo? Chi troviamo? Marilena, che è chi insegna e fa per eccellenza la lavorazione. Bene, andiamo a conoscere Marilena Secchiaro, ovvero la maga dell'aglio. Lei cosa sta facendo? Buongiorno intanto. Buongiorno. Cosa sta facendo? Io sto facendo la lavorazione, la pelatura si chiama. Cioè per rendere l'aglio? Più bianco praticamente, viene pulito più possibile, si toglie la foglia più brutta e si taglia la barba in questa maniera. Ecco, una volta finito questa lavorazione dove andiamo adesso? Noi andiamo alla lavorazione che viene fatta con da trecce, grappoli e... E poi anche diciamo il pezzetto per la distribuzione, quella che troviamo nei supermercati. Ecco, qui ad esempio che cosa abbiamo? Questo è un grappolo, è da rifinire. Mentre la treccia com'è fatta? La treccia è fatta così, il prodotto finito e lì ne abbiamo degli altri anche. Quanto ci mette per fare una treccia? Non ci siamo, tra un minuto, due, non di più. Lei forse, noi no di sicuro. No, questo mi prende la mano. Bene, salutiamo Marilena e torniamo dal nostro Giuseppe Beretta. Giuseppe, abbiamo visto la preparazione, i campi, il frigorifero, le trecce, adesso come facciamo? La parte migliore è la cucina. Voi lo vendete e noi lo mangiamo. Certo, e adesso andiamo a assaggiarlo in ristorante dove adopera il mio aglio. Ecco, però prima andiamo a vedere anche come si può adoperare ad esempio per i campi, ma soprattutto per le piante, con i consigli del nostro Adriano Favaretto. Alcuni consigli per le vostre piante da giardino o da orto o da terrazzo, attaccate da parassiti. Come si fa? Si prende l'aglio, lo tira via dalla camicia, si taglia lo spicchio per metà, lo mettete dentro in un secchiello d'acqua, questo qui ne buttate dentro una mazzocca tagliata a pezzettini, oppure lo potete anche frullare, lasciate macerare il tutto, dopodiché, venuta la macerazione nel giro di una settimana, insomma, lo filtrate con le calze, con un telo, con qualcosa, il prodotto che ne ricavate ne mettete due cucchiai su un litro d'acqua e andate a irrorare le vostre piante, utilizzando magari uno spruzzatore che avete certamente in casa, dai vari prodotti per la pulizia della casa, insomma no. Ad esempio, qui ci troviamo di fronte a un melo, se vedete che è attaccato da parassiti o da altri animaletti, da afidi o qualcosa, spruzzate questo prodotto, nebulizzato proprio, come vedete, ed sarà un ottimo deterrente. Un'altra cosa da osservare, questa mela qui, il giorno stesso, dopo un'ora, potete mangiare perché non ha nessun residuo chimico. Ma trattamenti ne potete fare uno alla settimana. È chiaro che i trattamenti non sono efficaci come i prodotti chimici, diciamo, no. Però, d'altra parte, c'è che mangiate un prodotto sano e soprattutto avete la possibilità di mangiarlo il giorno stesso, insomma, non c'è da aspettare tempi di carenza quali hanno i prodotti sanitari. È chiaro che dovete fare più trattamenti, però è anche vero che potete mangiarlo subito perché è più naturale. Giuseppe Beretta, dove ci troviamo? Il ristorante più famoso di Grignano Polese. Ecco, ci ha portato qui perché qui adoperano il suo aglio, giusto? Certo, certo, adoperano il nostro aglio e lo fanno gustare i loro clienti. Lei lo lascia nelle mani sicure di? Elettra. E allora andiamo a trovare Elettra. Signora Elettra, buongiorno. Buongiorno. Allora, senta, la vostra specialità con l'aglio di Beretta, con l'aglio polesano, qual è? Allora, noi l'aglio lo usiamo dappertutto, però è più, diciamo, è buono quando facciamo aglio, olio e peperoncino, o con i pomodorini, o con il basilico, questi i nostri piatti. Non ci faccio venire troppo la colina in bocca? No. Senta, allora, cosa ci fa vedere? Allora, facciamo aglio peperoncino normale, un po' di aglio, olio extravergine d'oliva, ci mettiamo un po' di aglio tritato con il suo aglio all'olio. E quindi questo qui è già preparato oppure lo prepara lei? No, lo preparo io, me lo preparo perché così quando abbiamo bisogno è già pronto. Come lo fa? Lo taglia? Lo tagliamo ben sottile, lo mettiamo già a bagno nell'olio. In proporzione? Proporzione, dopo io vado a occhio, però... va mezzo, diciamo,
spicchio per persona. Cioè, l'olio un paio di cucchiai. Quando lo metto per prepararlo? Per prepararlo io faccio mezzo bicchiere con 7-8 spicchi ben tagliati di aglio. Bene, detto questo cosa si fa? Questo lo mettiamo al fuoco. Aggiungiamo un po' di peperoncino rosso. Io aggiungo sempre un po' di sale perché così è più saporito. Lo facciamo soffriggere un attimo. Poi io aggiungo sempre un briciolino di acqua della pasta, perché così si cuoce anche l'aglio, e io ci aggiungo un briciolino di prezzemolo tritato. Ed ecco pronto aglio, olio e peperoncino. Giuseppe Beretta, però qui è un posto di mare, è vero che sarebbe un'altra specialità con l'aglio, giusto? Sì, diciamo che il peperoncino nei tempi antichi qua non esisteva, esistevano lì acciughe, quindi aglio e acciughe. La prossima volta proviamo aglio e acciughe. Allora noi adesso con Giuseppe Beretta e tutti gli altri andiamo a mangiarsi questo olio e peperoncino. Ci vediamo, anzi vi vedete le previsioni del tempo con il generale Giancarlo Vianicelli e poi torneremo per le conclusioni. Un anticiclone delle Azzorre che rispetto al recente passato è sistemato meglio sull'Atlantico, quindi in qualche modo protegge un po' tutta la nostra regione, però non è sistemato in modo ideale sulle Azzorre, quindi ancora un po' distratto. Questo vuol dire che può lasciar passare qualche infiltrazione di aria instabile, molto meno che nel passato, però c'è questa possibilità che poi darà effetti soprattutto sui rilievi e ridosso dei rilievi. In sostanza però l'anticiclone intanto garantisce per gran parte della settimana, quindi iniziare da domenica ma fino addirittura venerdì, giovedì, venerdì, sabato pure, cielo in prevalenza sereno. Cosa vuol dire? Che c'è un sole splendente che porta le temperature a 33, 34, 35 gradi, questo all'ombra, perché poi al sole arrivano quasi a 40, 45, anche 50 gradi, quindi temperature certificate, ripeto, intorno ai 34, 35, ma poi quello che si soffre molto più, anche perché ci sarà molta umidità, quindi un tipo di tempo opprimente. E per fine settimana, poi per domenica invece, ecco, dovrebbe esserci, ma poi confermeremo, una distrazione maggiore dell'anticiclone, dovrebbe passare un sistema perturbato più organizzato che potrà portare invece qualche temporale, ma confermeremo, ripeto, per domenica, quest'altra domenica. E i venti sono deboli, direzione variabile, a regime di brezza grazie al mare sulle coste, le temperature abbiamo detto, valori minimi 20, 21, 22 gradi, valore massimo appunto che superano alla grande i 30 gradi. Per finire l'alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Dopo aver visto la lavorazione, dopo averlo assaggiato al ristorante, siamo tornati per l'ultimo lancio qui in mezzo all'aglio che sta seccando per capire insomma il valore. Voi a quanto lo vendete in Trecce? In Trecce lo vendiamo a 2,50, 2,80 al chilo. E noi invece lo vediamo al supermercato a 10 euro al chilo. Non è troppo penalizzante per voi produttori? Lo so, noi siamo a livelli di costi di produzione e lavorazione. Purtroppo c'è un lavoro che bisogna fare per valorizzarlo. Non è che sia un problema di concorrenza magari straniera? Sì, è una concorrenza sleale. Perché? Perché noi dobbiamo sottostare a delle regole di sanità dell'aglio giuste. Certi prodotti non li possiamo fare e anche per scelta che non li facciamo. Altri paesi invece hanno altre regole e quindi possono fare quello che noi non possiamo fare. Ecco, quali sono i paesi principali concorrenti, diciamo, del vostro aglio, del nostro aglio? Diciamo che il paese più produttore al mondo di aglio oggi è la Cina, però la nostra concorrenza è la Spagna. Senta, però lei mi ha detto di fidare dell'aglio che si apre quando ci si mette un dito in mezzo, perché? Perché è un segno di non aglio italiano, non aglio veneto. Ecco, il nostro aglio italiano. Come deve essere? Deve essere chiuso. Gli spicchi devono essere chiusi della parte superiore, dove c'è il colletto. E poi un'altra cosa, se germina l'aglio dopo un po' di mesi che lo teniamo in dispensa, va bene? Va bene, basta tagliarlo a metà e levare il piccolo germe che crea quel senso di... E se invece non vediamo questa germinazione? C'è da preoccuparsi, allora ammuffisce, marcisce in frigo, chissà quante volte è successo la massaia, vuol dire che è trattato con l'antigerminello che non è salutare. Insomma, abbiamo capito che dobbiamo cercare di salvare e mantenere il nostro prodotto perché è sano per noi e soprattutto mantiene una nostra economia. Bene, noi salutiamo il nostro Giuseppe Beretta.
E si conclude qui questa tornata di Agricoltura Veneta, si conclude qui questa stagione 2017-2018. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Nicoletta Rizzetto per le riprese, grazie a Francesco Ceron che ha provveduto ai montaggi, scusate. L'appuntamento è per sabato e domenica prossima con uno speciale dedicato di Agricoltura Veneta a Calice di Stelle e Arqua Petrarca, e poi noi ci rivedremo da settembre. E intanto buona estate a tutti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.